Ti benediciamo e ringraziamo, Signore Gesù, Salvatore del mondo intero. Tu ci hai dato la grazia di partecipare nella tua storia della salvezza, perché in noi si rivelasse la tua gloria e il tuo immenso amore, che tende ad abbracciare tutte le realtà del cielo e della terra. Ma in maniera particolare hai prediletto noi, povere creature di uno spirito ribelle. Perfino hai voluto abitare in mezzo a noi per indicare con il tuo esempio la strada verso la casa del Padre, perché possiamo completare il nostro viaggio terreno e finalmente far riposare la nostra anima in Dio. Nel tuo pellegrinaggio le persone ti guardavano, osservavano, ma solo alcuni, come il Giovanni Battista, hanno fissato lo sguardo. Hanno tenuti gli occhi fissi e hanno riconosciuto in te il vero agnello di Dio. Hanno riconosciuto che sei l'unico obiettivo dell'amore, l'unica strada da percorrere e l'unica fonte della vita. Signore Gesù, desideriamo di avere lo sguardo puro, lo sguardo che riesca a intravedere nell'oscurità dei tempi cupi il faro della salvezza. Il faro che oggi appare raggiante all'interno dello stensorio, il tuo corpo glorioso, che si è offerto come l'agnello pasquale per espiare i nostri peccati. Accostiamoci a questo grande mistero, desiderosi di sentire il calore del tuo sguardo di amore, perché cambi la nostra vita e che ci chiami con un nome nuovo, il nome dei figli prediletti, i figli desiderati, i figli di Dio, i quali non vanno sbandati per il mondo seguendo il vento delle idee e desideri che conducono alla perdizione, ma si mettono alla scuola del Vangelo e alla seguela del Verbo della verità. Amen.